È proprio quello che caratterizza l'oratorio, uno spirito, una proposta che scaturisce certamente dalla tradizione della comunità cristiana e che io appunto metto sotto il segno della gioia. Per molti aspetti l'oratorio offre delle grandi occasioni di svago, di divertimento, di intrattenimento, di aggregazione, ma appunto la differenza deve essere la percezione che qui la proposta che viene fatta, i sentimenti con cui viene fatta, i criteri che ispirano, sono capaci di offrire un clima complessivo di gioia. Io credo che sia una grande speranza, ma devo anche dire che la storia degli oratori è capace di confermare questa speranza. La società civile nel suo insieme, che pure ha delle grandi, indispensabili proposte, penso tra tutte la scuola, che richiede sempre un grande consenso anche sociale, però guarda, nelle nostre regioni, ma anche in altre regioni d'Italia, a questa idea originale, che da noi ormai ha una grande storia, dell'oratorio come una delle possibilità più concrete per contribuire a offrire un percorso di crescita e quindi di speranza alle giovani generazioni. Chi di noi ha un sogno e riesce a realizzarlo, la conseguenza prima è che è contento, è felice. Certo, la gioia si ottiene anche attraverso la tribolazione. Non è stato facile realizzare questo sogno, una struttura come questa che potete ammirare. Sono contento. Guardandomi indietro, mi chiedo come sia riuscito a non lasciar cadere le braccia, a lasciar perdere tutto. Quando uno crede in qualche ideale, si dà da fare anche se qualcuno mette il bastone tra le ruote. Oggi si dice lavorare in equipe. È stato il comitato, il gruppo oratorio nuovo. Se lavori da solo, vai in depressione, vai nello scoraggiamento. Quando c'è un gruppo di persone, eravamo in 12, che abbiamo veramente condiviso questo progetto, siamo riusciti a portarlo avanti. Se non condividi, vai in crisi subito. La cosa più bella di oggi è aver visto la commozione negli occhi di chi fa il politico, di chi fa l'amministratore e di chi si occupa di far crescere le anime della comunità di Cazzano. Io credo che oggi sia la conclusione, la giusta conclusione di un percorso incredibile, ma incredibile proprio perché a volte non era neanche un sogno, cioè era talmente grande questo immaginare quest'opera che pensare potesse essere un sogno era già un qualcosa di strano. Invece credo che quando tu hai terreno fertile e pianti un seme ci sia la possibilità di ottenere degli ottimi frutti. Qui abbiamo avuto una capacità veramente di interpretare tutto il percorso che questo oratorio ha fatto, ma parlo di 10 anni fa, 12 anni fa, con altro prete, con altre progettazioni, altre idee, un connubio di sistemi di pensare che hanno portato veramente a metterci in condizione, a mettermi in condizione di spendere tutto me stesso per riuscire a portare a casa qualche soldo. Quando tu hai qualche soldo da far spendere alla tua comunità e lo spendono bene, questo penso sia una delle cose più belle in assoluto. L'amministrazione comunale di Cazzano Sant'Andrea, in esecuzione della volontà espressa dall'amministrazione comunale di Cazzano Sant'Andrea, si conferisce a Don Pietro Bonomi, parroco della locale parrocchia di Sant'Andrea, la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione: per il prezioso e straordinario impegno profuso nella realizzazione del nuovo oratorio di Cazzano Sant'Andrea, conseguendo per merito delle sue doti umani un risultato di assoluto rilievo per la comunità locale. Cazzano Sant'Andrea, 14 dicembre 2014.